Ciao amici, ciao amiche, yeah, ben ritrovati sul canale di coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, mi sono svegliato presto perché sto andando a ritirare la torta di compleanno, perché domani appunto è il compleanno di mio nipote Dennis. Vado a ritirare la torta, è arrivato già a 16 anni, perché domani compie 16 anni. E sta crescendo. Domani appunto andiamo tutti al kebab e lo festeggiamo tutti insieme. Sto andando a ritirare la torta. Ciao Andrea. Non al solito posto, ma in un altro posto che vi farò vedere, dove fanno le torte molto 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 buone veramente. Oggi giornata un po' nuvolosa, ma sono dettagli. E adesso sono arrivato alla macchina, quindi carissimi amici, ci vediamo dopo, vi faccio vedere se è possibile anche la pasticceria dentro. Ci vediamo dopo ragazzi. Eccoci qua amici, vi ho portato alla pasticceria Dorit, che si trova a Novate Milanese. Fanno delle torte veramente buonissime. Ora vediamo se dentro si potrà, lo faccio vedere bene, ora vediamo se dentro si potrà bloccare. Questa qua è abbastanza grande, entriamo. Facciamo acquisti. Guardate che carino. Guardate che bello questa qua di pasta, roll, questa qua. Ragazzi, ho vloggato poco perché praticamente sono entrato neanche in tempo di far vedere qualche cosina e è toccato subito a me. E quando vado adesso torno a casa e vi farò vedere la torta. O non lo so, vediamo. Ci vediamo dopo. Eccoci qua amici, siamo al giorno dopo. Bene, stamattina siamo andati a sbrigare delle commissioni, mia moglie e mia mamma. Poi, finite le commissioni, siamo andati appunto in ospedale a trovare mia suocera, che ha dovuto fare un piccolo intervento. Sono andato a parlare io stesso con i medici, fortunatamente l'operazione è andata molto bene, senza problemi. Ha tolto finalmente la cistifeglia e... quindi fortunatamente, come torno a ribadire, tutto bene. E mi ha detto che dovrebbe uscire domani o dopodomani, però mi ha detto più facile domani. E poi logicamente dovrà stare a riposo. E niente, comunque abbiamo ricevuto una bella notizia. Adesso siamo qua da mia sorella e da mio cognato, appunto perché oggi è il compleanno del mio ometto Dennis, inizia a crescere già a 16 anni, sembra ieri che è nato, e festeggiamo qua il compleanno e poi torneremo a casa. Naturalmente Dennis è ancora a scuola e uscirà, oggi esce un po' prima, penso, adesso io gli orari non me li ricordo.
appunto per festeggiare il compleanno. Poi vedrete anche la torta, vedrete un po' tutto. Allora, stamattina sono uscito di casa che c'avevo sul giubbotto, l'ho dovuto togliere perché adesso il tempo è, si sta bene, col giubbotto si faceva troppo caldo. Ora qua ci abbiamo mia mamma, la suocerina, saluta. Saluta bene. Ciao. Saluta bene. Lì c'è Chiara con il braccio Ismail, là c'è mio padre, là c'è lo chef degli chef. Lo chef degli chef. Lo chef degli chef. Guardate che modello che è. Qua c'è la padrona che sta cucinando. Ciao. Ciao. E qua c'è la piccola manichina. Guardate cosa ha fatto, che ben di Dio che c'è qua. Questo cos'è? Spezzettino con i fagioli. Questo è molto buono, eh. Pezzettino di vitello. Ma che faccia? Uno metto in grado. Uno metto in grado. Patatone solo. Vabbè. Ma che sbaglia. Si dice sbaglia chi lavora. Dopo non parlo. Lo zio, dov'è lo zio? Ma che fa vedere che vuole fare ancora? Facciamo ancora? Sei sulla giostra? Pronto, 1, 2, 3. E ti. C'è un pelucco. Poi c'è la sua camicia con i fiocchi di neve. Guardate come ha la camicia con i fiocchi di neve e poi questi pantaloni con le forchette e i bicchieri. E questo è un tesino. Bene amici, rieccomi. Abbiamo appena finito di pranzare. Ora stiamo andando da Tiger, mia sorella, mi ricordo che mia sorella quando mi ha chiamato per darmi la bella notizia che diventavo zio per la prima volta, mi ricordo che ero sull'autobus, non mi ricordo dove ero, ho preso l'autobus, sono andato a Metropoli e gli ho comprato le scarpine che devo ancora nascere, le scarpine della Nike, e le ho, come ricordo, le ho, ogni tanto le lavo e poi le metto in vista. Appunto, adesso andiamo a tagliare io e mia moglie la Malika. Io naturalmente non entro, ma entrano loro. Ci vediamo dopo. Restate sintonizzati ancora. Siamo appena arrivati da Tiger perché è vicino al negozio. Io sono fuori, non sono entrato dentro perché siamo in corso Buenos Aires. E qua è un passaggio facile per i vigili, non è in sosta vietata, però evitiamo magari che il vigile si ferma e fa un verbale, e appunto perché siamo in corso Buenos Aires, so che qua non so se si può parcheggiare. Comunque guardate cosa ho dovuto fare al pannello del bagagliaio della macchina, meglio di MacGyver. Dato che lo devo andare a prendere il nuovo dallo sfasciacarrozze, mancava la cordicella, guardate cosa ho fatto. Qua c'è la sua cordicella e di qua non c'era. Ho preso una corda, una stringa, vedete, ho fatto un nodo qua sotto. Dopo la dovrò sistemare meglio, giusto per... perché sennò ogni volta mi creava il disagio qua. Ho fatto questa piccola creazione, prendo una semplice stringa, ma logicamente devo andare dallo sfasciacarrozze appunto a prendere il pannello originale. Questa macchina piano piano, come motore nuovo, ho rettificato il motore, gli ho messo il radiatore nuovo, devo solamente, l'ho messo perché io sono così, la macchina andava bene, però così almeno mi assicura ancora un bel po' di anni.
stavo dicendo, non l'ho messo proprio bene, però per il momento può restare. E adesso entro in macchina perché comunque c'è il sole, e stavo dicendo, c'è il riflesso del sole, e vi stavo dicendo che questa macchina è... l'ho presa usata e l'ho portata dal meccanico, mi ha detto che ho fatto un affare, come avevo già detto, però mio nipote mi ha fatto venire una splendida idea. Dato che posso circolare perché 1,3 euro è benzina, logicamente se prendo l'area C, come ho già fatto tante volte per andare in comune, devo solamente pagare il tagliandino dell'area C per 5 euro, no, ne vale la pena. E ho deciso piano piano di sistemarla di carrozzeria, proprio la voglio non preparare, diciamo, voglio, se avrò le possibilità mi piacerebbe modificarla, vorrei farla nero opaco, mettere gli specchietti quelli fissi, diciamo, e cambiare l'interno anche, perché come macchina veramente è buona, perché con questa macchina ho fatto non penso che abbia mai fatto viaggi. Comunque questa macchina mi ha portato fino in Basilicata, dalla Basilicata mi ha riportato a Milano senza avere problemi, poi da Milano siamo andati a Modena dal contabile, poi siamo ritornati indietro, poi abbiamo fatto Milano-Roma, Roma-Milano lo stesso giorno, e poi abbiamo rifatto Roma-Milano e Milano-Roma, abbiamo fatto Milano-Roma e Roma-Milano sempre nello stesso giorno, riportando Daniele dalla zia. Quindi avendo fatto la rettifica del motore, ma perché su una macchina usata, la macchina era in perfette condizioni, soltanto che il meccanico mi fa, hai fatto un bel affare, perché comunque 1,200 non consuma niente, è 1,3 euro benzina, posso circolare rispetto a tanti altri, e allora ho voluto così rettificare la testata e cambiare il radiatore, perché si sa, quando si prendono delle macchine usate è meglio fargli un controllino. Non ho speso tanto perché comunque il meccanico è stato onestissimo, e adesso, come si dice, voglio verniciarla, voglio sistemarla, dargli un mio tocco personale, ma non esagerando, non è che la voglio assettare, non voglio fare grandi lavori, voglio solo farla diventare nero opaco, sistemare qualcosina soprattutto gli interni, perché non mi piacciono, sono gli originali, ma non so se lavarli o, cioè, li devo lavare, non so, volevo dire che li devo lavare, però la plancia, per dire, cambiare il colore della plancia, cambiare le luci dei contachilometri, insomma un po' alla volta, perché comunque quando l'ho ritirata dal meccanico che mi ha rettificato la testata e il radiatore, mi fa: mo sei a posto. Infatti ho fatto questi viaggi qua, non mi ha dato problemi, consuma veramente poco, a me come macchina piace. Soltanto che io sono uno che ha sempre desiderato fare dei lavoretti sulla macchina. Non è che voglio mettere la marmita, lascio quella originale che è. Voglio fare solo lavoro d'estetica, qualche lavoretto dentro sempre d'estetica e basta. Cambiare il pannello e magari... una cosa che mi piacerebbe fare è fendinebbia, ma logicamente non è che faccio tutto insieme, aspetto piano piano, un po' alla volta,
Comunque speriamo che Malika e mia moglie facciano presto la taglia. Eccolo qua il festeggiato. Auguri, guardami un attimo. Dai, chi è che fa le foto? Fai le foto. Qua la famiglia Brambilla la riprendiamo. Dai, fai le foto. C'è la famiglia Brambilla. Dennis, vai insieme. No. Dennis, vieni. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ma parte la voglia. C'è la foto. Va? E saluta, no? E saluta la foto. Ciao, ti saluta. 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 Saluta Dennis. Saluta. Dai, veloce. Ma non va? Non ce la fai, Dennis? No. Ma perché? Mamma, senti tu, non va. Ma ce la bruciati, nonna. Vai. Auguri! Auguri! Guardate che bella la torta! Complimenti! Buon compleanno, Danny! Grazie! 2 anni diventi maggiorenne, eh? Danny! 2 anni diventi maggiorenne! No, quella lascia! Guardate che bella la torta! Bene amici, eccoci qua, siamo arrivati alla fine della festa, ci siamo divertiti, è stato contento Dennis del regalo e non si aspettava tutti qua, gli abbiamo fatto una bella sorpresa, se lo aspettava però non aveva paura, quindi era titubante, però avendoci visti tutti qua è stato veramente contento. Ma non potevamo mancare ai 16 anni di Dennis. Bene amici, io spero che... Questo è mio cognato, che mi fa le corna. Guardate come si diverte. Si diverte, eh? Bene amici, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbiate preso spunto, non so, da quello che vi ho fatto vedere. E sono emozionato perché comunque Dennis è arrivato ai 16 anni e per lui è un traguardo importante. E niente amici, ci vediamo domani con un nuovo vlog. Io vi auguro una buona serata, un bacione, il solito Ia e ciao.